40 secondi per i tre uomini al comando che vanno ad iniziare l'ultimo giro di Final Lap. Ecco il gruppo. Ritardo del gruppo 54 secondi. Ritardo del gruppo 54 secondi. Eccoli, è il big final della Coppa di Sera 2016, esordiente secondo anno, sprint, volata finale, e sono il campione d'Italia, in prima posizione, e di lui, è Francesco Falì, vince l'Emiliano, del ucciso Figalli, Francesco Falì, 18esima vittoria stagionale per l'Emiliano della San Figalli. La Coppa di Sera, esordiente secondo anno 2016, il campione d'Italia, l'Emiliano della San Figalli, 18esima vittoria per Francesco Calì. Sale anche il coordinatore sportivo Edmondo Calì. Adesso vogliamo vedere anche le lacrime del direttore sportivo e papà, soprattutto, che è vincitore. Vediamo se adesso arrivano le lacrime, dato che i vincitori, bella questa cosa, vincono. Francesco Calì, hai vinto la Coppa di Sera 2016 nella categoria esordienti secondo anno. All'ultimo giro ce n'erano tre in fuga, avevano quasi un minuto di vantaggio. Poi come avete fatto ad andarli a prendere? Tutti quanti credevamo di aver perso la gara, soprattutto io. Ridevo e scherzavo con i miei compagni più forti, sapevamo che ci saremmo giocati il quarto posto, ma all'improvviso sono iniziati scatti contro scatti, soprattutto nell'ultimo rettilineo prima della salita finale. Durante la salita è partito prima Dati, che poi ha accusato di enormi crampi, finché è partito Davide, a quale mi sono cacciata a ruota, e verso il fine della salita eravamo entrambi piantati, ma gli avversari ormai erano là, andavano più piano di noi. Allora ci abbiamo creduto fino all'ultimo, mi sono buttato giù in discesa a prendere le redini come gli italiani, avevo veramente moltissimo male alle gambe, ma la voglia di vincere questa Coppa di Sera per la seconda volta di fila era tanta, e all'ultimo chilometro abbiamo raggiunto gli avversari, si era staccato Martignago, che fino a prima era insieme a noi durante la salita, e allora ho deciso di dare tutto per tutto anche se avessi perso. Arrivata l'ultima curva mi sono lanciato verso la volata, nella quale ho vinto senza grandi problemi. Lo hai già detto tu, hai vinto questa gara lo scorso anno, quest'anno hai vinto il campionato italiano, sei uno dei più forti della tua categoria. Come hai gestito la pressione del grande favorito? La pressione è incominciata qualche giorno fa, molti hanno iniziato a chiamarmi, a contattarmi per farmi in bocca al lupo. Questa cosa mi irritava un po', perché essendo anche uno tra i più forti, lo so, però a volte dei pettegolezzi, un po' di sfiga, non piace averla. Però nonostante tutto oggi sono riuscito ad arrivare qua molto sereno grazie alla mia famiglia, soprattutto a mia mamma, e nel finale ho dato tutto. Una vittoria sudata, e a chi la dedichi? La dedico a tutta la mia squadra, anche se oggi il mio allenatore non c'è, tutta la mia famiglia, mio nonno che mi guarda dal cielo, e a mio zio che da molto mi segue, è poco presente perché abita lontano, ma gli voglio un gran bene.